Quindi a patto che ci sia ricerca per il moonshine e voi andate a proporre il moonshine, voi sarete quelli che con la keyword moonshine riuscirete a vedere, riuscirete a vendere, scusate. Spero questo sia abbastanza chiaro. Adesso entriamo subito nel PC e vi faccio vedere cosa intendevo per i tool che andiamo ad analizzare. Ok, allora iniziamo subito, andiamo sul nostro store, Chrome Web Store, e le estensioni che ci servono sono questa e questa qua. Le installiamo insieme, dopo vi lascio il link in descrizione. Quindi Add to Chrome, aggiungi estensione, Add to Chrome, aggiungi estensione. Perfetto, andiamo a abilitare una e due. Fatto questo, possiamo chiudere. Andiamo sul nostro amazon.com. Vi faccio vedere una ricerca sul mercato americano, però il programma funziona, le estensioni funzionano in tutti i mercati, eh? Una cosa importante che fino adesso voi non avete fatto è che qui sul campo della ricerca noi lasciamo all. Perché questo? Perché chi cerca un coloring book, ma anche un libro normale, poi adesso i vari guru mi verranno a cercare per picchiarmi, non va a selezionare il campo libro, Kindle o robe varie. Fate delle prove come vi dico io e poi ne riparliamo. Quindi andiamo su all, andiamo a ricercare, ad esempio, guarda, una delle ultime che ho fatto, crossword puzzle. Allora, facciamo così. Accendiamo le nostre estensioni. Per abilitarle dovete fare on, off, al contrario, off, on. Ok, e così diventano funzionanti. Guardate cosa succede, eh? Se ad esempio noi segniamo crossword puzzle, attendiamo un attimo che l'estensione carichi, tac, ci dà tutto quello che la gente che cerca crossword puzzle va a digitare su Amazon. Queste qui sono tutte keyword che noi dobbiamo andare a controllare. Guardate quante sono. Sono tantissime, tantissime che vengono fuori. Avete anche un'altra cosa da fare. Download all suggestion. Fate così, ve lo salvate e vi ritroverete un foglio Excel con tutte le keyword da andare ad analizzare. Queste keyword le dobbiamo tenere perché poi comunque ci serviranno anche per le sponsorizzate. Qui avete una lista di keyword che potete controllare. Cosa dovete controllare? I parametri che io utilizzo sono il BSR, quindi la posizione nello store di Amazon, che lo considero buono fino a 200.000. Le recensioni, a differenza di quello che fino adesso avete sentito nei coloring book, possiamo tenere buono un parametro medio di 2000 recensioni. Dopo vedremo perché. Non ho sbagliato a parlare. 2000 recensioni sono accettabili. Un altro parametro molto importante per noi è il prezzo. Il prezzo deve essere compreso tra i 5 e i 15 dollari. Perché? Perché per essere competitivi a livello di quello che possiamo fare per sponsorizzare il libro e tutto quanto, abbiamo bisogno di una marginalità. Questa marginalità ci viene garantita tra i 5 e i 15 dollari. Chiudiamo questa pagina e andiamo a vedere. Allora, abbiamo detto che stavamo cercando qualcosa. Dobbiamo trovare qualcosa che come numero di risultati sia tra i 500 e i 3000. Non deve essere più bassa di 500 perché sennò non abbiamo abbastanza vendite a disposizione. A noi fare una vendita al giorno, due vendite al giorno non interessa. A noi interessa avere un pacchetto di vendite che rende il libro profittevole. Quindi minimo 500 risultati e come massimo diciamo una media di 3000, 3500 sono ancora accettabili. Calcolate che noi con i coloring book non abbiamo bisogno di arrivare in prima posizione.